Si sono concluse tragicamente le ricerche di Davide Spaziani, il 49enne dipendente della PAM di Via Ferrucci, che da sabato scorso 27 maggio aveva fatto perdere le sue tracce. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato in un bosco nel comune di Spilimbergo, in provincia di Pordenone. Il ritrovamento è stato fatto oggi. L'uomo si è impiccato. Proprio stamani i familiari avevano ritrovato lo scooter Honda dell'uomo. Era stato parcheggiato vicino alla stazione centrale con dentro il bauletto, il portafogli e tutti i documenti. Spaziani sabato scorso era uscito dalla sua casa di San Giusto dicendo che sarebbe stato via il weekend per una escursione in montagna. Domenica sera però non aveva fatto ritorno a casa. Il mattino successivo, lunedì, i colleghi di lavoro del reparto macelleria della PAM lo avevano atteso invano. Era stata la moglie a fare denuncia ai carabinieri e da quel momento si era messa in moto la macchina dei soccorsi. Oggi purtroppo il tragico esito della vicenda. Il magistrato ha disposto l'autopsia che aiuterà a capire a quando risale la morte. Spaziani lascia, oltre alla moglie, due figlie. Continuano intanto le ricerche di Fabio Menici, 39 anni, allontanatisi da casa lo scorso 26 maggio. Stamani i soccorritori hanno trovato una coperta nei boschi di Iavello a Montemurlo, zona dove la sera del 31 maggio è stato ritrovato il furgone Renault Traffic con cui il giovane uomo si è allontanato da casa. Ora toccherà alla scientifica esaminare il reperto a caccia di elementi utili alle indagini. Nel frattempo però continua il lavoro dei sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno scandagliando il lago artificiale vicino al quale era parcheggiato il furgone di Minici. Non è stata abbandonata alcuna pista.